Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Siamo qui davanti alla recensione di una lente da smartphone. Come vedete il marchio è ROC, è un wide angle lens, quindi un grandangolo dovrebbe essere, e ho letto da qualche parte che dovrebbe essere, eccolo qui, da 104 gradi, quindi non sarà come una GoPro o comunque una action cam che arrivano fino a 170 gradi, ma diciamo dovrebbe ampliare i 70 gradi, se non sbaglio, di un comune smartphone. L'ho pagato pochi centesimi, preso grazie all'applicazione di AliExpress, quindi ho usufruito di uno sconto di un euro. Come vedete la confezione è molto molto carina, essenziale ma carina. Abbiamo qui un foglietto che probabilmente ci spiega un po' quelle sono le caratteristiche della lente, non ci interessa, andiamo ad estrarla. Abbiamo qui addirittura un sacchetto fatto molto bene, molto carino, che ci permette di trasportarla senza farla graffiare o comunque proteggendola dalla polvere. E come vedete abbiamo qui la nostra lente vera e propria, marchiata ROC anche in questo punto. È una lente universale, quindi come vedete è possibile agganciarla tramite questo meccanismo a qualsiasi tipo di smartphone. Andiamo a togliere il cappuccetto e abbiamo qui la nostra bella lente. Devo dire che qualitativamente, almeno ad occhio, sembra fatta molto bene. Qui si ruota, non so per quale motivo, come vedete a zero, vediamo se riesco a farvelo vedere, ho i miei dubbi, eccolo qui, va da 0,67x fino a 10x per le macro, quindi probabilmente girando si va a aumentare quello che è lo zoom. Andiamola a testare sul mio Nexus 5 e vediamo se riesco innanzitutto a capire come va piazzato. Penso in questo modo, vediamo un po', purtroppo la messa a fuoco non è delle ottimali. Vedete, ha questo gommino che protegge il display, io l'ho messa diciamo così laterale, ma potete metterla anche qui, alla fine cambia poco, preferisco magari laterale. Vediamo se ho centrato la lente, perché purtroppo non c'è modo di capire. Infatti sì, l'ho centrata, ora dovremmo capire se sta funzionando. Vediamo, allora vi dico, ora mettiamo questa micro SD della Nixda, vedete, vediamo se girando aumenta in qualche modo lo zoom. Allora dovrei, ma non cambia nulla, vediamo, la sto spostando, ma io non, allora, ora vediamo innanzitutto tra poco senza, se è cambiato qualcosa, ma mi sembra che non cambi nulla, quindi è una bella sola questa lente. Ora leggo, vedo un po' su internet, ma non mi sembra che faccia il suo effetto. Vediamo un attimo se la tolgo. Ma addirittura mi sembra di vedere più grande senza. Ok, quindi probabilmente è una cacata. Una cagata. Detto malissimo. Sembro Biscardi a volte. E però mi sembra strano sinceramente. Vediamo di piazzarla di nuovo. Vedete, qui mi accorgo di averla centrata. Ah, ecco qui. Forse forse avevamo semplicemente sbagliato. Vediamo un po'. Ma addirittura così non mette proprio, non c'è modo di mettere a fuoco. Senza quella lente non riesce a mettermi a fuoco,
Ah, forse devo avvicinarmi tantissimo. Ah, è così. E allora vi chiedo scusa. Ora non si vede dal display nel display, ma c'è una buona, un'ottima qualità. Eh sì. Eh sì, ragazzi, chiedo scusa alla ROG, incredibile. Una macro davvero straordinaria. Poi farò un video direttamente dal Nexus, ve lo passo. Quindi con questa lo zoom scende a 0,67. Ho capito, con questa allora funziona da grandangolo, mentre applicando, togliendola, funziona da zoom. Vediamo ora. Allora, ora passo a registrare dal Nexus. Dai, ci vediamo sul Nexus. Ah, salve ragazzi, sto registrando dal Nexus con la lente. Come vedete, ci dovrebbe essere un leggero grandangolo. Ora proviamo a toglierla e a vedere se in realtà c'è differenza. Ora un attimo che cerco di fermarmi in un punto, ecco qui, non mi muovo, e ora la switchiamo. Eh sì, mi sembra che ci sia differenza. La rimetto. Sì, c'è un leggero ampliamento dell'immagine. Dovrei provare col selfie, però allora io, vedete, sto fermo qui, magari ora sono contro luce, vediamo. Inquadro il mio letto, mi metto qui. Allora mettiamoci in modo da tagliare, vedete c'è una leggera curva ai lati. Allora in questo punto prendo, diciamo, l'intero letto, vediamo se la tolgo. È incredibile, quindi devo rimangiarmi quello che ho detto. Funziona davvero bene. Ora andiamo a vedere un paio di macro. Ne faccio una sulla micro SD e poi vediamo qualcuna su delle monete o qualcosa di interessante. A tra poco. Ed eccoci qui, ragazzi. Siamo davanti a una macro. Questa, come vedete, è una micro SD. Vedete se zoom riuscite addirittura a vedere i difetti, diciamo così, della vernice su una superficie comunque è lucida, non è lucida, voglio dire. Posso avvicinarmi ancora di più, però magari dovrei togliere lo zoom. Vedete? Si vede veramente bene, è veramente divertente usarla. Vi faccio vedere addirittura il tessuto di questo panno che ho. Vediamo cosa ho a portata di mano. Vedete, ho questo, eccolo qua. Andiamo a vedere un po' questa piccola piastrina. Queste sono, vedete, ecco, vabbè, bello. Queste sono delle resistenze veramente, anzi no, questi sono dei condensatori se non sbaglio, veramente piccolissimi. Come vedete riuscite comunque con estrema facilità a zoomarli. Vi faccio vedere, anzi resto così, tolgo la lente, vi faccio vedere quanto sono piccoli. Vedete, non riesco nemmeno a metterli a fuoco da così vicino. Ecco qui, vedete, non c'è modo. Ora vediamo se ho delle monete. Non ne ho, ovviamente. Eccoci qua, ragazzi, vedete che macro. Questo è un centesimo, come leggete. Sono veramente soddisfattissimo di questo acquisto. Vedete, addirittura si vede un graf, i vari grafi che ci sono sopra. Potrei addirittura zoomare, purtroppo una mano abbastanza poco ferma, vedete? Riesce comunque a mettere abbastanza a fuoco anche zoomando. Ora il problema è che mi trema la mano, ma vedete che bella ripresa. Farò probabilmente una serie sulle macro. Passiamo al 10 centesimi, vedete quanto è bella. Questo devo dire di quelli italiani probabilmente è quello più bello. A me piace tantissimo questo disegno, non sono sicuro e ho paura a dirlo, ma forse la Venere di Botticelli. Non, perdonatemi se ho sbagliato. Vedete quanto è bello. Ecco, ovviamente questa lente io la consiglio a chiunque abbia un discreto smartphone. Questo è un Nexus 5, comunque se non sbaglio si ricorda il lontano 2013. E magari per gli appassionati di monete o di
di queste cose, diamo 50 centesimi, messo abbastanza male, vedete? Vedete quanti graffi ha subito? Ora c'è zero zoom, vedete? È veramente bella. Per studiare, guardate, guardate addirittura che dettaglio. Veramente fantastico. Potete andare a vedere un po' qual è la storia delle monete che avete, guardate, straordinario. Io ragazzi torno dall'altro smartphone per la conclusione, vi consiglio veramente questa lente, vi metterò il link in descrizione. Bene ragazzi, per questo video è tutto, io vi invito a guardare i miei altri video, a mettere un mi piace se questa recensione vi è piaciuta, fatemi sapere se avete anche voi una di queste lenti, come vi siete trovati, soprattutto in base ai vari marchi e ai vari prezzi. Vi lascio il link in descrizione, vi saluto e alla prossima, ciao!